La Banca Amica. Appuntamento di informazione della BCC Montepruno. Una nuova puntata della Banca Amica qui a Radio Alfa, una rubrica, lo ricordo, curata dalla BCC Montepruno. Un saluto da Pino D'Elia e quest'oggi è con noi il dottor Antonio Pandolfo, responsabile dell'area crediti della BCC Montepruno. Ben trovato. Grazie, buongiorno. Allora, l'argomento naturalmente è il credito. Vogliamo mettere in evidenza a chi ci ascolta quelle che sono le principali misure a favore delle imprese che hanno difficoltà economiche, di liquidità soprattutto in questo periodo di crisi economica. In più circostanze, dagli stessi organi di stampa a livello nazionale, abbiamo avuto modo di ascoltare di misure, di provvedimenti che potessero in questo periodo caratterizzato da un'oggettiva difficoltà per tante imprese e potessero dare un aiuto potenziale alle stesse. Si sa, il momento non è dei migliori, ci sono delle difficoltà sia da un punto di vista proprio strettamente finanziario sia da un punto di vista commerciale. Allora vediamo un po' come il governo a livello centrale ha adottato determinati provvedimenti e come questi poi hanno trovato applicazione concreta, sì, in quella che poi è la realtà del rapporto esistente tra una banca e un'impresa. Già da questi microfoni, forse una delle prime volte in cui ci siamo visti, avevamo parlato della possibilità che le imprese avevano di rivolgersi ad una banca presso la quale hanno in essere un finanziamento e di chiedere di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere o degli eventuali leasing, anche se nel caso, sì, dei leasing la sospensione poteva avere una durata massima di 6 mesi. Un provvedimento proprio che serviva a dare respiro alle imprese. Quindi, come è stato accolto questo provvedimento? Questo provvedimento è già stato in vigore negli anni passati, poi lo scorso anno è stato praticamente sospeso ed è stato praticamente riproposto tramite un accordo tra Confindustria e l'Associazione Bancaria Italiana pochissimo tempo fa, praticamente un mese fa circa. Quindi oggi di nuovo le imprese possono rivolgersi alle banche e chiedere di sospendere il pagamento delle rate dei mutui e dei canoni di leasing nella parte che riguarda la quota capitale, quindi pagando per 12 mesi soltanto la quota interessi. Cioè la finalità ultima di questo provvedimento è quello di consentire all'impresa di recuperare della liquidità da utilizzare in quella che è l'attività corrente. Questa, diciamo, è una misura già esistente che è stata per tempo uno strumento che ha dato respiro a tante imprese, che è stata riproposta proprio per dare la possibilità alle imprese di fronteggiare altre esigenze. In sostanza, quella liquidità, anziché essere utilizzata per fronteggiare impegni bancari in precedenza assunti, rimane nelle casse delle imprese. Perché che c'è questo problema di liquidità, certo. C'è un problema di liquidità. Ecco, vogliamo ricordare come si fa a sospendere il mutuo? No, innanzitutto per chi vuole avere delle informazioni molto più dettagliate sul finanziamento, una cosa importante è questa, che le imprese che ne hanno già usufruito con la passata edizione, chiamano così, non possono usufruirne nuovamente. C'è sul sito dell'ABI, c'è un'ampia, anche sul nostro sito, c'è un'ampia comunque spiegazione delle modalità operative della misura, ma basta comunque rivolgersi all'istituto presso il quale è in essere il finanziamento per firmare la domanda e per poter eventualmente usufruire dell'agevolazione, che è una delle agevolazioni, che è la prima che ho citato, in quanto logicamente riprende un provvedimento già in essere. Però allo studio ci sono anche altre misure ideate a livello centrale che a breve troveranno applicazione, penso anche a livello periferico, anche se le modalità operative precise ancora non sono in grado di dirle, che hanno proprio lo scopo di dare maggiore possibilità di finanziamenti all'impresa attraverso delle somme che metterà a disposizione Cassa Depositi e Prestiti, in modo particolare attraverso somme che Cassa Depositi e Prestiti metterà a disposizione per consentire a quelle imprese che vendono crediti nei confronti della pubblica amministrazione mobilizzare questi crediti, crediti però non derivanti da rapporti eventualmente con l'ambito sanitario, quindi crediti sanitari sono comunque in un certo esclusi modo esclusi, però la possibilità, laddove un'impresa ha un credito certificato, che viene certificato come pagabile entro 12 mesi, potrà eventualmente rivolgersi a un istituto di credito per poter chiedere l'anticipo di queste somme. Anticipo che avverrà sulla base però della certificazione. Della certificazione sulla base di somme che verranno messe a disposizione a livello centrale da Cassa Depositi e Prestiti, anche se le modalità operative di questa misura non sono ancora ben definite, ma lo saranno a breve.
Perfetto, magari nel prossimo appuntamento ne parliamo, perché è una misura molto importante, perché questo dei crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione è un tasto dolente, lo sappiamo. Quindi ne parliamo nel prossimo appuntamento, intanto ci fermiamo qui. Grazie al dottor Antonio Pandolfo dell'area crediti della BCC Montebruno. Alla prossima puntata. Grazie a voi.